In queste settimane possiamo rimanere colpiti da queste strane infiorescenze. Se ci avviciniamo, scopriamo anche che sono leggermente profumate e attirano le api. Si tratta della yucca gloriosa, una pianta che produce delle lunghe foglie coriacee e appuntite che partono da una rosetta basale. Nel corso degli anni le foglie più basse seccano e lasciano libera una sorta di tronco che alza la pianta fino a formare un alberello alto circa 2 metri. I suoi fiori, che si formano a fine estate, sono riuniti in lunghe spighe che si ergono al di sopra delle foglie. Sono delle campanule di color bianco crema. La pianta, che può crescere anche in un ampio vaso, cresce bene al sole e resiste molto bene al freddo.